In diretta, prendiamo due telefonate, poi abbiamo tre comunicati. Pronto? Pronto, buonasera Salvatore, sono Salvatore. Volevo foto, prima di tutto. Cioè, buonasera Salvatore, sono Salvatore, anche tu. Tu mi hai riconosciuto. Sì, ho capito. E volevo fare una domanda sul Palermo, siccome sento, e soprattutto a Mario che dice che questo Palermo va in picchiata, e volevo sapere un attimino, perché vi sento... Ieri preoccupato per il Palermo. Accanite parecchio io. No, ma noi abbiamo un amico Salvatore Sessa per il Palermo. Palermo, ma si scherza. Sono Salvatore. Ma non sei Sessa te. Ma volevo chiedere a Mario se che ne pensa lui di tutto questo bailame che fanno intorno al Palermo, perché mi sembra che ci sia un po' un accanimento a questo punto. Palermo, cioè, che fa? Vabbè, si risponde, Poi volevo sapere un'altra cosa, sempre da fare, se ti tratti Zoratto. Sì, ora lui ti dice qualcosa, poi dice... No, porca Madonna! Ah, ecco, vedi? Questo ti ha visto su internet, sì. E voleva entrarci anche lui. Sì, su internet c'è scritto... Ci sono su internet... Vedi l'importanza... YouTube, su YouTube, Claudio, su YouTube ci sono 20 messaggi io e lui con gli scherzi di questi signori. Scherzi a ciuffi? Fanno una domanda, quando lui fa, E loro, allora, il Palermo, tanto io ho detto, siamo in tempo, perché le squadre di Guidolini nel girone di ritorno è sempre successo questa cosa. Okay. Non so come mai che succede. Poi Zamparini fa sempre confusione. Noi siamo su una strada, poi di alla sera. Fine non si sa cosa succede. Sì, buonasera. Buonasera, grazie per la trasmissione prima di tutto. Sì. E volevo sapere, fare una domanda se possibile, complimenti per gli ospiti anche. Sì. E volevo dire a Mario che lo saluta lo Stoffardi. Sì, lo Stoffardi, va bene. Pronto? Buonasera. Bellino. Bene, lei? Da qualcuno. Vedi, questi hanno preso... È una serata. Hanno preso, no? Sì, ma no, non capisco mica. No, sono quelli di internet. Sì, sono quelli di internet. Vediamo un po' se c'è un altro, poi andiamo avanti così. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, io chiamavo per... Ho sentito dire il mercato del prossimo giugno. Sì? Sono Alessio, scusate, mi sono presentato. Sì. Il mercato del prossimo giugno di questo gioco. Sì, ho capito. Abbiamo delle notizie intanto, andiamo con le notizie. Sì. Si è conclusa poi.